Grazie Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo. Sul decreto sisma blindato qui in Senato partiamo dall'inizio. È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 ottobre, era il lunedì che precedeva di 6 giorni le elezioni regionali in Umbria, una tempistica alquanto sospetta. Infatti il decreto è stato utilizzato come spot elettorale e sbandierato come un vero cambio di passo sulla ricostruzione. Ricordo bene le parole pronunciate dal Premier Conte del governo Conte bis in quei giorni nelle terre di San Francesco. Con questo decreto tante misure, tra cui la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata del centro Italia. Questo è il decreto che mancava. Finalmente diamo una svolta. Ricordo poi le parole del governatore delle Marche Ceriscioli, che in ordine all'autocertificazione introdotta in quei giorni disse: ci sarà un grande cambio di passo nella ricostruzione. Peccato che il provvedimento non è stato concertato con chi vive, amministra e opera nel cantiere più grande d'Europa. Non c'è stato alcun confronto preliminare con i sindaci, nessun confronto con le reti delle professioni tecniche che rappresentano migliaia e migliaia tra ingegneri, architetti, geometri e geologi che da 3 anni e mezzo operano nel centro Italia, spesso lavorando loro e i propri collaboratori, che ovviamente pagano, a sbalzo con ritardi mostruosi nel percepimento dei compensi. E il provvedimento, come volevasi dimostrare, si è trasformato di fatto nell'ennesimo fallimento del governo giallo-fucsia, altro che accelerazione e completamento della ricostruzione. Primo, perché in Umbria il Presidente non è il signor Bianconi, ma è Donatella Tesei, perché gli Umbri non si sono fatti abbindolare da pochi articoli di legge. Secondo, perché il decreto, partito con 9 articoli e gonfiatosi fino a 50, dopo il lavoro della Camera, non solo è stato completamente stravolto, ma ha deluso le attese dei territori a fronte dei quali la Lega si pone sempre in posizione di ascolto e dialogo. Sempre il governatore delle Marche, a distanza di poco più di un mese dalle sue entusiastiche dichiarazioni, ha detto: il decreto non serve a nulla, deve essere modificato. E nel corso del piccolo ciclo di audizioni che qui in Senato la Lega ha chiesto e ottenuto, da parte dei sindaci, dei professionisti e delle regioni, abbiamo registrato molte critiche. Cito solo quanto ha dichiarato il direttore dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione delle Marche, in rappresentanza delle 4 regioni. Sono necessari dei correttivi, diversamente c'è il rischio concreto di una paralisi totale nella ricostruzione. Ripeto quanto ha detto non un politicante, ma un tecnico che conosce vita, morte e miracoli del decreto 189 e delle successive ordinanze commissariali. Sono necessari dei correttivi, diversamente c'è il rischio concreto di una paralisi totale della ricostruzione. Ecco nei motivi. L'autocertificazione nella ricostruzione privata, come volevasi dimostrare, è un flop. Volevate scaricare sui professionisti la certificazione urbanistica e edilizia degli edifici, facendo correre a loro anche rischi penali. Grande errore. Le modifiche poi introdotte alla Camera introducono ogni 2 per 3, cioè sempre, il parere della conferenza regionale per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili inagibili o distrutti, e dunque avete partorito un mostro, un nuovo imbuto che determinerà la paralisi. Possiamo tranquillamente dire che ha vinto ancora una volta la burocrazia. Per il personale dei comuni e degli USR nessuna proroga delle assunzioni e nessun incremento del contingente. Eppure era fondamentale un ulteriore aumento, oltre alle 200 unità da noi introdotto nello sblocca cantieri, per rendere efficace la previsione, sempre introdotta dalla Lega nello sblocca cantieri, che i comuni possano diventare protagonisti nella ricostruzione, svolgendo direttamente l'istruttoria degli interventi di ricostruzione privata. Altro fallimento sulla ricostruzione pubblica ancora al palo. Nessuna svolta, introducendo il concetto peraltro di priorità per la ricostruzione degli edifici scolastici, imponendo la ricostruzione in sito, se ubicati nei centri storici, avete seminato il panico
ancora non dissolto, lo ripeto, ancora non dissolto, tra sindaci e presidenti di provincia, che in questi anni hanno deciso e avviato l'iter per la delocalizzazione dei plessi, individuando altre aree, acquistandole, affidando dei progetti, sostenendo dei costi. E che dire poi dei 41 nuovi articoli introdotti alla Camera? Ne cito solo due che meritano attenzione, come quello della sospensione dell'incremento delle tariffe dei pedaggi delle autostrade A24 e A25, condivisibile al fine di mitigare sugli utenti in gran parte terremotati. Ma noi ci saremmo aspettati, sottosegretario peraltro abruzzese, una sospensione del versamento di quota parte del corrispettivo della concessione corrispondente ai mancati introiti legati alla sospensione degli aumenti tariffari. Invece avete deciso di sospendere il versamento del corrispettivo integrale della concessione per 2 anni per un importo di oltre 110 milioni di euro. Direi un bel regalo da parte della maggioranza al concessionario, un bel regalo soprattutto confermato e autorizzato soprattutto da quella parte che normalmente, quella parte della maggioranza che mostra normalmente livore nei confronti dei concessionari autostradali. Un altro articolo scandaloso è quello che riguarda il restauro del patrimonio artistico delle 4 regioni colpite dal sisma. Mi domando perché avete deciso di affidare il programma del restauro all'Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Perché non avete coinvolto le Accademie delle Belle Arti delle 4 regioni terremotate, Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio? Qui ci sono delle professionalità e delle tecniche adeguate al restauro. Avete con questa scelta umiliato ancora i territori e soprattutto sottratto a questi territori, agli stessi, una possibilità di crescita, di sviluppo e valorizzazione proprio insita nella valorizzazione del patrimonio artistico. La Lega, come alla Camera, anche il Senato ha cercato di migliorare il testo attraverso un pacchetto di emendamenti, oltre un centinaio, tutti di merito. Oltre a diverse misure sul personale che non cito, cito solo qualcuno, per esempio la possibilità di estendere anche i comuni fuori cratere, la regolarizzazione delle piccole difformità, norma questa efficace, concordata con i professionisti, da noi introdotta con il decreto 55, l'ultimo del governo dell'esecutivo Gentiloni, il primo sul quale il governo giallo-verde ha messo mano. Perché una norma efficace per i comuni del cratere non l'avete estesa anche ai comuni fuori cratere? Per esempio un altro emendamento, l'esclusione anche per il 2020 degli immobili inagibili dall'accertamento dell'ISE. Una norma di giustizia che noi avevamo introdotto lo scorso anno in legge di bilancio e che ci avete bocciato per estenderla e prorogarla per il 2020. Per esempio, altro emendamento bocciato, il riconoscimento dello sconto del 60% nella restituzione della busta paga pesante anche a quei cittadini terremotati che all'indomani del terremoto non si sono avvalsi di quella facoltà. Bene lo sconto introdotto nel decreto, ma così avete introdotto una palese discriminazione tra cittadini di serie A e cittadini di serie B. Per esempio avete bocciato la proposta intelligente del sisma bonus rafforzato, avete bocciato la proroga della zona franca urbana a oltre il 2020 per oltre 2 o 3 anni per consentire alle imprese di fare una corretta programmazione. Avete bocciato, l'hanno detto altri colleghi, l'istituzione di una zona economica speciale che, come la proroga della zona franca urbana, è assolutamente necessaria per tutelare le imprese esistenti che stanno maledettamente soffrendo e creare le condizioni perché se ne possano insediare di nuove. Perché, sottosegretario, senza l'economia non c'è lavoro e senza lavoro non c'è futuro per quelle comunità terremotate. Emendamenti tutti bocciati. Mi avvio alle conclusioni. Ieri, durante i lavori della Commissione, il Partito Democratico sulla stampa e qualche esponente del Movimento 5 Stelle in seduta ha accusato la Lega e le opposizioni di attuare
un irresponsabile ostruzionismo. Guardate, colleghi, se qui in Parlamento c'è un comportamento irresponsabile, è certamente il vostro per avere blindato il testo, l'aver bocciato degli emendamenti di merito senza peraltro il parere della Commissione bilancio. E guardate, c'era tutto il tempo per chiudere il provvedimento alla Camera. Irresponsabilità la vostra, perché in piena sessione di legge di bilancio avete emanato, senza che vi fossero i presupposti di necessità e urgenza, diversi decreti, tra cui il decreto clima, che serviva a costa sempre in giro per il mondo per sbandierare questa bandierina che ha misure ideologiche certamente inefficaci ai fini del contrasto dei cambiamenti climatici. E infine questo decreto, visto che le misure necessarie, come la proroga dello stato di emergenza e di altri termini, si potevano tranquillamente introdurre nella legge di bilancio come fatto da noi lo scorso anno. E così voi avete intasato Parlamento, finito Presidente, Parlamento e soprattutto i ministeri, tra tanta carne al fuoco e venti incrociati tra le varie componenti della maggioranza, state producendo un pessimo lavoro di cui risulta vittima il bene comune del Paese. Concludo veramente confermando che la Lega per Salvini Premier Daz proseguirà l'impegno nei confronti dei territori terremotati a rischio di spopolamento e nei confronti di quelle popolazioni a cui va il nostro massimo rispetto, e per questo e solo per questo ci ha portato alla Camera a non esprimere un parere contrario su questo pessimo provvedimento. Grazie. Grazie, senatore Rigoni.